soddisfazione, devo dire, se la difesa può adoperare questo termine, nel senso che noi volevamo che fosse chiaro il tempo dell'inizio delle contestazioni. Il giudice ha detto che non la può accogliere, anche se astrattamente accoglibile, in quanto è la legge che indica esattamente la data in cui è possibile fare iniziare la contestazione, e cioè l'anno 1982, perché in quell'anno nel nostro ordinamento è entrato in vigore l'articolo 416 bis. Devo dire che a noi sta bene, perché quel dato temporale che era scritto nella richiesta iniziale e che, se va rispettato, consentirà di poter affermare che nessun atto antecedente a quella data potrà mai entrare in questo processo. Non penso che sia una questione di interpretazioni. Il giudice ha fatto un'ordinanza, noi la rispetteremo tutti.